Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft, terzo episodio. Lo iniziamo a bomba perché oggi raga andiamo a esplorare la caverna che abbiamo vicino a casa. Inoltre ragazzi mi avete consigliato, oltre che anche nei commenti ma soprattutto in chat nella premiere dello scorso video, di andare a raccogliere... Ah, ciao bella, tieni, ecco, pigliatelo in faccia. Di andare a raccogliere i nostri diamantozzi. E quindi raga, che cosa stiamo aspettando? Andiamo subito a prendere i diamanti, a prenderci tutta l'esperienza che ci procurano. Uno, due, tre. E qui che ce ne sono altri. Oh my goodness, oh my goodness. 4, 5, let's go, let's go. 5 diamanti. Quanto cazzo sono belli. Perfetto raga, perfetto, 5 diamanti non è male. Questa caverna qui raga l'abbiamo già esplorata tutta nello scorso episodio. Se non l'avete ancora visto vi lascio qua sopra la scheda cliccabile. Mi raccomando raga, andate a vederlo che non ve ne pentirete ragazzi. Andrò a sistemare adesso i diamanti e raga ci becchiamo subito in miniera. Ecco fatto, mettiamo i diamanti qua. Mi prenderei anche, non la mappa del tesoro, ah no, la mappa ce l'ho di già. Ok, sono proprio drullo. Lei l'ho liberata raga, poverina, dai, era meglio così. Mettiamo il fiorecino qua, per chi non si è visto invece il primo episodio, mi raccomando raga, vi lascio ancora una volta la scheda cliccabile, andate a vedervelo. Te resti in casa però, non puoi scappare. Ah. E no, bitches, torna a casa, vabbè rip, è stato bello. Oh, ok, rip. Uccidiamo le mucche. Una mucca è stata travolta e uccisa. E andiamo subito in miniera. La miniera in questione ragazzi è questa qua, ossia quella lì dove abbiamo trovato lo scheletro con l'armatura d'oro nello scorso episodio. Abbiamo visto che era veramente veramente grande. Tra l'altro abbiamo incontrato anche un botto di creeper. Quindi raga, quindi direi di andarla a esplorare. Cosa stiamo aspettando, raga? Oggi episodio in miniera. Guardiamo quanti minerali riusciamo a trovare. Vi ricordo che i minerali sono molto molto importanti per andare avanti nelle serie di Minecraft, ovviamente. Speriamo, ah raga, speriamo di non morirci, pare ovvio. Perché vi ricordo che la difficoltà è hard, quindi le possibilità sono alte che noi ci crepiamo male. Perfetto raga, tanto tanto ferro abbiamo trovato in quella parte, veramente un bordello di ferro. Sento però uno scheletro e quindi direi di andarli incontro per cercare di ucciderlo. Eccolo, qui continua raga la caverna, ok fuggi, fallo venire, bravo dadde. Attacca come su forte. Vi aggiorno quando troverò qualcosa di figo, oltre ovviamente a tutti questi, oh my god, oh my goodness. Oh, why you? Ecco, vi stavo dicendo, vi aggiorno appena trovo qualcosa di molto interessante rispetto a queste caverne così buie, insignificanti, piene di mob. Ok, da qui sono sceso, ho visitato di là, c'era un po' di ferro, qui c'è un bivio, anzi, sì, un incrocio possiamo dire. E sceglierei la destra di solito è sempre quella giusta, ma anche no ragazzi, in questo caso forse... Quella giusta è quella dritta. Sì, direi proprio di sì, ragazzi. Proprio di sì, direi. Sì, vedi quanto è più bella. Guarda, proprio giusta, ragazzi. Si vede, no? Si sente proprio l'aria di qualcosa di fatto bene, ecco. Vedi, c'è anche il ferro. Sì, proprio questa qui è quella giusta per noi. Minchia, raga, è un labirinto comunque questa caverna. Quanto è grossa! È incredibilmente grossa. Io ovviamente mi prendo tutto il ferro che posso. Guarda, assassino. E maonna, c'era la torcia, maonna. Vabbè, altro ferro, venga, butta in saccoccia. Qui c'è una salitina. Altro ferro a casissimo, proprio così.
Raga, la quantità di ferro che abbiamo raccolto in questo episodio ha dell'esorbitante, veramente. Ok, niente, qui oltre che un po' di ferro non c'è niente. Raga, questa caverna qua è così grossa che ho paura di perdermi. Comunque qui, volendo, si può scendere ancora di più in molti vicoli alla ricerca dei diamanti, ma penso lo faremo nel prossimo episodio. Per ora preferisco prendermi il mio ferro, che mi fa più che comodo. Guardate, guardate quanto si scende. Guardate. No, vabbè. Anche di qua si scende, ma siamo seri? Ma stiamo scherzando? Vabbè, assurdo, raga, assurdo. Di qua cosa c'è? Altro ferro, buono. Si prende tutto, raga, si prende tutto. Si scende, si sale. Si scende, si sale. Scheletro, te meglio che rimani. Oh, 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 oh. Qui si esce, raga, buono. Quasi quasi esco e vado a depositare tutto in base. Compreso questo ferro che ho appena preso. Ecco qui, raga, molto easy, raga. Eccola lì. Cacchio. Zucche, 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 buone zucche. Buone zucche, raga. Zucche le metto nel mio. Ecco, voi. No, 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 no. No, 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 la strega, no, 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 la strega no. Quanti Enderman ci sono, raga? È assurda sta cosa. Fratm, non ti ho guardato, fidati. Fatta fuori, bitches. No, no, raga, non mi stavo sbagliando. Ce n'è uno laggiù in fondo di Enderman e uno qua. Raga, è pieno, aiuto. Sì, fra, però. Voglio un abbraccio, fra. Fra, voglio un abbraccio, su, dammi un abbraccio. Ah. No, corona, coronavirus, 1 metro, 1 metro, fra. Ah. No, raga, così ho paura di guardarlo negli occhi involontariamente. Meglio scappare. Oh, 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 oh. Una alla volta, ragazzi. Una volta. Cioè, ci sono botte per tutti. Perfetto. Paghiamo tutto. Sali. E. Buonanotte, Dad. Ok, raga, siete pronti a vedere quanto ferro abbiamo raccolto da questa spedizione miniera? Raga. Una stack. In questa fornace e ben 30 blocchi in quest'altra. Un sacco di ferro. Ci servirà veramente tantissimo, raga, per farci tutti gli utensili. No, raga, poverino. Stavo per dire suino, ma in realtà ha un piccolo. Suino, suino, madonna, suino. Iniziamo anche a farci abbellire la base, no? Con un po' di canne da zucchero, visto che il posto comunque è veramente figo, l'ho già detto. Iniziamo anche a farmare un po' di risorse. No! No, 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 raga! No, 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 raga, madonna, che colpo al cuore! No! No, raga, ci hanno invasi. Raga, ci hanno invasi, c'è anche un creeper, fra. No! No! Che è questo coso? Oh, merda, fra! Fra, ma. Anche no, eh. Da dietro non mi piace. Voto 2. No, 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 raga. No, 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 no. No, 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 no. Diamoci la ritirata, ragazzi. Se questi qui sono arrivati con il bestione. Raga, scia, mi arano. Mi arano. Mi arano, sicuramente, raga. Mi arano, sicuramente. Ho lasciato l'arco dentro. Potevo prenderlo. Sentite. Un bel respirone. Ecco, così non si vede nulla. O io, raga, è sempre più vicino. Un bel respirone. Dai, cazzo. Farlo per la serie. Non chiudere gli occhi, eh. Dov'è che è? È lì. Sono in due. O almeno per ora li vedo due. Speriamo non arrivino altri. Ce la posso fare. Ce la posso fare, ce la posso fare. Io ce la fo. Io ce la faccio. Oh, merda. Togli un cuore e basta. Buono, buono. No, no, nell'acqua, no, nell'acqua, no, c'è anche il creeper, c'è anche il creeper. Uno fuori. Uno fuori, attenzione. L'altro mi ha visto, l'altro mi ha visto. Il creeper mi ha visto? Non mi ha visto il creeper, buono. Sai, ti uccido anche a te, eh. Vieni qua.
Vieni qua, liscio banana. Vieni qua. Madonna. Dai, c'hai quasi crepato. Oh, e beccatelo tutto. Tutto in the ass proprio. Oh. Oh, raga. Meno male sono due soli, pensavano fossero in di più. E meno male non c'è quello lì con lo standardo. Se no, ragazzi, bisognava affrontare un raid, la prossima volta che andavamo in un villaggio. Te creeper però vorrei fatti fuori, perché sinceramente il mio laghetto non deve essere infestato da gente come te, eh. E poi la mamma mi dice sempre che i creeper, ossia voi, siete veramente delle brutte compagnie. Quindi mi dispiace, ma ti ho dovuto uccidere. Ragazzi, andiamo a vedere se è cotto il nostro ferro. Bene, il ferro è quasi del tutto cotto, manca circa mezza stack. Mi sono fatto anche un arco per prevenzione, visto quello che è appena accaduto. Ragazzi, in questo episodio voglio fare anche un recinto con degli animali, ma ho ammazzato i suini. Non ce li posso più portare dentro, devo trovarli altri. Cavolo, raga, però i suini come faccio a prenderli? Non ho né carote né patate. Allora, io ci porterei prima di tutto le galline, va. Che danno anche le uova e sono utili, piano piano. No, tranquillo, fra, piano piano. L'altro giorno è morto mio zio. Piano piano, piano piano. Capito? È morto mio zio. Ah, mi dispiace, condoglianze, fra, mi dispiace. Condoglianze. Ma per caso ne sa qualcosa? No, no, io non ne so nulla, non ne so nulla. Ah, ok. Raga, zitti, zitti. Non dite nulla, No, no, fra, veramente, non ne so nulla, non so perché, boh. Va bene, non ti preoccupare. Non so cosa sia successo, non l'ho mai visto, non l'ho mai incontrato. Una brava persona, gentilissima. Però, per come mi stai dicendo, era veramente una brava persona. Sì, veramente, voleva bene a tutti. Okay. Vieni qua dentro, gentile. Vai. Perfetto. Allora, facciamoci il recinto, va, che è meglio. Raga, una pecora nera. Oh, merda. Oh, my God. Oh, my Guinness. Raga, troppa gente. Troppa fucking gente. Ehi, Penuccio sono. Zappo la vigna. Zappo la vigna, Penuccio sono. E che cosa? Ci stanno tante cose. E che cosa? Qui se, questa è l'acqua. No, sto affogando, bro. Aiutami. Vieni, fra, ti do la mano, vieni. Aspetta, fra, che ho la spada in mano. Fammela levare. No, ho sbagliato. Fammi levare. Vieni, fra. Vieni. Vieni. Anche se è bassa qui l'acqua, quindi ce la puoi fare, eh. Vieni, fra. Vieni, ti aiuto io. Oh, why you? Ma si scema. Che cosa? Sei proprio un suino. Suino! È la mia natura, raga. Devo uccidere tutti i suini che trovo. Vabbè, comunque. Aspetta, bella. Vieni dentro, vai. Vieni dentro che devo fare una cosa molto molto furba. Bella, bro. Per fare quella cosa mi serve la tua lana. Quindi, bene, sei nuda. Rip. Ma ne ho solamente uno. Ma fai schifo. Vieni qua che ti uccido, ah. Why you? Non ti ho ucciso apposta per farmene dare almeno due. Me ne servono due. Te me ne dai uno. Ma allora sei proprio cattiva. Vuol dire che al posto del cuore c'hai la pattumiera. Dai, dimmi che c'è una pecora vicino. Ti prego, dimmelo. Dimmelo, fammi felice. Sì. Sì, non ci credo. Non ci credo mai nella vita. Un'altra pecora nera. Vieni. Quante mi date? 4, ti adoro. Te ti lascio libera. Ti lascio libera, te lo giuro. Sento puzza di suino. Per caso è mica... Madonna. Scappi. Suino. Allora, ragazzi, ho dovuto fare così perché se no la mia idea non poteva funzionare. Ho fatto dei tappetini perché se era uno più basso, come potete vedere, non ci passavo, vedete? Era qui e quindi non ci passava e quindi l'ho dovuto rialzare. Adesso, se questi qui mi seguono, li vorrei far entrare qua dentro. Perfetto. Prendi la steccionata. Bisogna fare veloce, allontanati. Madonna, guarda. Va, madonna, quanto sei lezzo. Ti chiamerò lezzo, vai. Appena ho una targhetta, fra, ti chiamo lezzo proprio. Te, proprio a te, non a lui, a te. Ma te, vuoi andare via o vuoi fare qui il bagnetto perenne? Ok, ti vengono tutte le mani grinzose, creeper, te lo dico. Perfetto.
Allora, ragazzi, ho sprecato quella mezza stack di ferro, tanto ormai, raga, cioè eravamo fucking ricchi di ferro, per farci queste lampade, queste lampadine, che danno molto più effetto, sono molto molto più carine secondo me. Quindi andrei a mettere, per esempio, una, aspettate, fate prendere tipo delle scale, anzi, fatemi creare delle scale. Allora, ecco fatto le scale. Le andrei a mettere per esempio così. Madonna ragazzi, sembra ci abbia tipo il caschetto questa casa. 3, 2, 1. Ecco fatto. Perfetto. Dicevo, andrei a metterle. Ecco, magari questo qui lo lasciamo così. Toh. Andrei a metterle una qui, una di qua. Ci sta, ci sta. In ogni lato, anche se qui non penso. Ah, invece si possono mettere, ganzo, ganzo, anche se c'è il vetro dietro. Però, non sono un granché. Quindi, qui magari ci facciamo dei veri e propri lampioni. Dai, ci sta. Uno, due, tre. Servirebbe anche il quarto, se è possibile. Quattro. Ecco fatto. Molto easy. Lampioncino fatto, veramente veramente easy. Ne mettiamo un'altra qua, che qui alla fine ci sta, ok. Poi andiamo a mettere invece un lampione qui, però in questo lato lo vorrei mettere magari diverso da quell'altro. Quindi direi tipo così. Perfetto. Ne andiamo a mettere un'altra qua e qui, raga, boh. Le potrei mettere o qua, che ci sta alla fine, o se no, anzi, facciamo così, raga, uno da una parte e uno dall'altra. Un po' misto, raga, almeno sembra quasi fatto apposta. Andiamo ovviamente anche a cambiare dentro l'illuminazione, che non c'è, ma vabbè, non c'è l'illuminazione. Ma qui manca il vetro, raga, ma cosa? Ma cosa sto facendo? Mi c'entra i ragni, mi c'entrano. Madonna, ragazzi, mi fanno mens. Mentre dormo, proprio sopra il letto, almeno quando dormo mi piove addosso. Vabbè, ne mettiamo una qui, una qua. A sto punto, raga, lo mettiamo una qua, che tanto, raga, dietro c'è il palo, quindi non si dovrebbe notare poi così tanto. E una qui all'angolino, toh. Un po' miste, raga, un po' miste. Poi ovviamente il tetto, raga, lo rialzerò, non vi preoccupate. Lo rialzeremo magari più in là. Ok, raga, abbiamo fatto veramente tante cose in questo episodio, quindi non so che voce mi è venuta, però vabbè. Quindi, ragazzi, con questo sfondo qui della nuova casa è tutto. Noi ci becchiamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, raga, questa volta arriviamo a 60 like. Vi ricordo che ogni episodio 5 like di più. Raga, mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete il video con tutti i vostri amici. Noi ci becchiamo presto. Bella bella.